Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa semplicissima maglia che è molto estiva, molto leggera, che io ho deciso di chiamare Red Kisses. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato quello della Mistico Filati linea lucida Labbra Color. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 130 metri ed è formato dal 70% viscosa da bambù, 20% poliammide, 10% seta. Il colore che ho usato io è lo 06, che è questo colore con il rosso tendente al bordeaux, il lilla chiaro, lilla scura e anche un po' di bianco. Questo è l'effetto che vedete quando si lavora questo tipo di filato. Per quanto riguarda questa maglia, questa è una taglia SM perché in realtà vedete mi va molto larga. Ho preferito come si dice, non fa la stretta come faccio solitamente, ma tenermi su un po' sull'abbondante, quindi S, diciamo M. E ho utilizzato 400 grammi di questo filato, lavorando sia con un 100 e 3,5 che con un 100 nel 3. In descrizione vi lascio il link del sito web Uncinetando con i filati, che è il sito web della merceria Coletti, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. E vi ricordo che da oggi partono le spedizioni, non sono più a 5 euro, ma a 3,90 euro per qualsiasi tipo di spedizione, e se superate i 35 euro di spesa, spedizione è gratuita. Per quanto riguarda questa lavorazione, comunque io ho lavorato la parte di sotto con il 3,5. Le catenelle che ho montato corrispondono a circa 90 centimetri, quindi mi raccomando, chi ha una taglia più grande tenga presente che le catenelle che ho montato sono 90 centimetri, quindi quando andate a fare il multiplo per aumentare le catenelle tenete sempre presente di misurarvi la larghezza dei fianchi per poter mettere il numero giusto di catenelle. Si vanno a ripetere sempre 4 giri che danno vita a questa sorta di fiorellini che da lontano sembra quasi un dipinto, molto bello, molto colorato, molto vivace, e mi piace appunto proprio questo effetto realizzato dal punto insieme al filato. Ho lavorato, diciamo, fino all'altezza della vita col 3,5 per poi passare a lavorare con il lucente il numero 3 fino ad arrivare all'altezza degli scarti. A quel punto ho diviso la parte dietro dalla parte avanti, creando queste grosse spalline che vanno scendendo io le potrei far scendere anche di più, quindi vedete che ha questo collo molto ampio, o farle salire di più andando a diminuire la larghezza del collo. Per quanto riguarda la divisione, io poi nel video tutorial naturalmente vi dico come fare, anche se non avete lo stesso numero dei miei motivi, in modo tale da far avvenire anche a voi comunque il collo in questa maniera. Ho poi cucito le spalline, non sono andata a fare alcun tipo di bordino, sapete che non sono amante dei bordini sotto o intorno allo scolo alle maglie, le faccio raramente, quindi mi piaceva la maglia così come era venuta. Detto ciò, spero che anche questa semplice maglietta, che si realizza veramente in poco tempo, vi piaccia e desiate realizzarla. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, oppure sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove troverete Elsa Faccio o con l'hashtag Uncentando con Elsa. E se avete acquistato il filato presso Uncentando con i filati, potete anche taggare la merceria Coletti su Facebook o Uncentando con i filati su Instagram. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il nuovo filato della Mistico Filati linea lucida Labbra Color. Il colore che ho scelto io è lo 06, che è quello che ha il rosso, più che il rosso, diciamo bordeaux, e un po' di lilla e bianco. Allora, lavorerò con l'uncinetto numero 3,5, almeno per la parte di sotto, poi passerò a lavorare con quella del 3. Ho montato 144 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8, quindi mi raccomando, chi deve fare la più grande, tipo taglia M, vado a montare almeno 4 motivi in più. Per una taglia L montate almeno 8 motivi in più. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi una, due, tre. Catenella di separazione. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta catenella e vado a realizzare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle,
Una, due, tre, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre, prendo il filo, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il mio primo giro. Ho fatto la maglia bassa e le 3 catenelle. Entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto del ventaglietto e a questo punto realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Una, due, tre. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nel ventaglio e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, una, due. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre. Vado nell'archetto successivo, entro e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, una e due. E ricomincio da capo, quindi vado all'interno del ventaglietto e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, una e due, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, una, due, tre. Vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado nell'archetto del ventaglietto e realizzo una maglia alta, una catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, entro nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto la maglia, le 2 catenelle. Entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno del ventaglietto e di nuovo vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Una, due, tre. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle, quindi salto qui, salto. E vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte non chiuse, quindi una, rientro 2, rientro 3, chiudo le 3 catenelle e le 3 maglie alte, 3 catenelle di separazione, una, due, tre, prendo il filo, rientro e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi una, due, tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo entro nell'archetto e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Quindi ho fatto 3 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme separate da 3 catenelle. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado nel ventaglietto successivo e di nuovo faccio il ventaglietto, quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle e di nuovo vado a realizzare 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Chiudo le 3 maglie alte, 3 catenelle, una. 2, 3,
Prendo il filo, rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, una, due, tre. E di nuovo entro 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme. E ricomincio da capo, facciamo l'ultima volta insieme. Vado nell'archetto del ventaglietto e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, una, due, tre. E di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, una, due, tre. E di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Una, due e tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme. E ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, quindi entro dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Quarto e ultimo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto del ventaglietto e di nuovo vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Vado nell'archetto di 3 catenelle che mi separa i due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Vado nell'archetto successivo e di nuovo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. E ricomincio da capo. Quindi vado dove ho il ventaglietto e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, scusate, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e di nuovo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado nell'archetto del ventaglietto e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro, un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare anche il quarto e ultimo giro. Ho fatto la maglia bassa e le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Benissimo, questi sono i quattro giri che dobbiamo andare sempre a ripetere. Adesso vi faccio rivedere un attimo come fare il primo, perché abbiamo qui lavoriamo le catenelle, qui abbiamo la lavorazione, giusto per farvi vedere. Poi, come vi ho detto, lavorerò fino all'altezza degli scalfi e a un certo punto passerò a lavorare dal 3,5 al 3 in modo tale da avere la lavorazione un po' più stretta, diciamo, dalla vita in su. Quindi, naturalmente, vi dirò dopo quante volte e dopo quanti motivi ho cambiato il l'uncinetto. Allora vado a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa, saltando il primo, quindi vado nel secondo archetto. 3 catenelle, 1, 2, 3. E ricomincio da capo, andando a fare di nuovo il mio ventaglietto. 3 catenelle e di nuovo salto il primo archetto, entro nel secondo, vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle e così via. Quindi ripetiamo, questi sono i quattro giri che dobbiamo andare sempre a ripetere fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. A quel punto vi farò vedere come dividere la parte dietro dalla parte avanti.
Allora, io ho ripetuto il motivo per 11 volte, quindi dal basso fino ad arrivare dove devo mettere i marcatori, ho ripetuto il motivo 11 volte e poi sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori, allora io sono andata a contare i miei motivi, questi fiori, diciamo, che si sono creati con i gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme e ne ho 9, quindi ne ho messi 9 avanti e 9 dietro. E ho messo quindi il marcatore nel ventaglietto che mi separa gli ultimi 9, cioè 9 avanti e 9 dietro, e quello che mi separa il primo sia avanti che dietro, quindi nel ventaglietto che li separa. Mi raccomando, se voi avete un ventaglietto dispari, quello dispari va sempre messo sul davanti. E adesso ho messo anche altri 2 marcatori nel mio petalo numero 5, quindi 4, nel quinto ho messo il mio petalo. Mi raccomando, se davanti a voi avete 10, mettetene 5 da una parte, 5 dall'altra, e nel ventaglietto andate a mettere il vostro marcatore. Io invece, non avendo il dispari, avendo un numero dispari, sono andata a mettere il mio marcatore nel quinto della mia nel quinto fiore, per averne 4 di qua e 4 di là. E adesso possiamo andare a fare la nostra lavorazione, che è semplicissima, perché noi andremo a fare delle spalline però molto larghe, senza lasciando in sospeso questo fiore centrale, quindi lavoreremo solo in queste 4 e faremo la stessa cosa dietro per poi cucirle. Quindi avremo queste grosse spalline che scenderanno un po' poi sulle spalle, e quindi avremo questo scollo a V senza però fare alcun tipo di diminuzione. Quindi vado a lavorare normalmente il mio primo giro, dove ho il mio primo marcatore, andò a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi all'interno del ventaglio, rientro un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e continuo di nuovo, ventaglietto, che sono 2 maglie alte separate da una catenella. Continuo così fino ad arrivare verso la fine, prima del marcatore, e vi farò vedere come terminare il giro e come riniziarlo. Quindi sto per terminare il primo giro, vedete, sono arrivata al marcatore dove ho il centro della maglia, e quindi vado a fare il mio, dopo le 3 catenelle, il mio ventaglio. Mi raccomando, per chi deve terminare col ventaglio, dove ha il ventaglio, perché ha 5 fiori, faccia 5 fiori e termini con il ventaglio nel ventaglio. E a questo punto mi giro per fare il secondo giro, e come avete capito entro dentro con l'uncinetto e vado a fare una maglia bassissima. 3 catenelle, 1, 2, 3, una di separazione, rientro dentro un'altra maglia alta. E vado a lavorare normalmente il mio secondo giro, quindi 2 catenelle, vado nell'archetto di 3 e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2. Continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, quindi vado dove ho l'archetto del ventaglio e vado a fare maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, mi giro con il lavoro e vado a fare il terzo giro, e come sempre vado sempre nel ventaglio e faccio una maglia bassissima, 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, e vado adesso a fare i miei 3 gruppi di maglie alte chiuse insieme. Quindi, scusate, non so perché ho fatto la maglia doppia. Quindi maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, terza maglia alta non chiusa e chiudo insieme. Quindi vedete, io sto lavorando normalmente, terminerò sempre il giro facendo un ventaglietto, inizierò anche il giro successivo sempre con un ventaglietto e terminerò sempre con un ventaglietto. Vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo, farò la stessa cosa anche dall'altro lato e anche nelle 2 lati dietro, e poi cucirò all'altezza delle spalle. Quindi ripeto, alla fine noi avremo sul davanti uno scollo a V, però senza aver fatto alcun tipo di diminuzione. Allora, io alla fine ho ripetuto il motivo 3 volte e poi sono andata a ripetere i primi 2 giri. Questo perché fare un altro motivo poi la spallina mi sarebbe venuta troppo larga. Quindi invece di andare a ripetere tutti i 4 giri ho ripetuto soltanto i primi 2. Stessa cosa di qua, 3 volte il motivo e ho ripetuto poi i primi 2 giri. Stessa cosa dietro. Mi raccomando, quando andate a lavorare la parte dietro, il ventaglietto finale o iniziale, dipende da dove inizia,
iniziate deve essere fatto nello stesso ventaglietto dove avete fatto il ventaglietto della parte avanti. Questo è il mio scalfo e questo è lo scollo, che come vedete ha questo scollo a V, però qui è rotondo, quindi non è una chiusura proprio a V, diciamo è più una chiusura a U. Molto carina, che addosso veramente fa un bellissimo effetto. Allora, io non utilizzerò, non farò alcun tipo di bordino, sapete che non sono amante dei bordini, mi piace lasciare le maglie così come vengono, ma voi potete decidere di poter fare un giro di maglie basse intorno allo scalfo e anche allo scollo e anche intorno agli scalfi e se volete anche giù in basso. Io invece lascio la maglia così com'è, quindi il tempo poi di tagliare tutti i fili e la mia maglia sarà terminata.